Aspettiamo ancora qualche secondo, nel frattempo io inizio a presentare questo nuovo ciclo di webinar che, come vedete dal titolo, si focalizza sul nuovo framework europeo e nazionale relativamente ai dati aperti, quindi al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Negli scorsi mesi è stata approvata la nuova direttiva europea ed è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 200 e abbiamo pensato di illustrare in questo nuovo ciclo di webinar un po' il percorso di adeguamento e di adozione a questo nuovo framework da parte dell'Italia, sempre tenendo conto del contesto europeo, della strategia europea dei dati e quindi diciamo, ci siamo posti l'obiettivo di fare un po' di chiarezza, di cercare di fare un po' di chiarezza sugli aspetti normativi, ma anche sugli aspetti applicativi, proprio per cercare di come dire, rendere più chiaro anche alle amministrazioni e al personale dipendente quale normativa applicare, quale percorso intraprendere nella valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Iniziamo oggi con questo primo webinar del ciclo che, diciamo, seguendo un approccio dal generale al particolare, vuole dare un pochettino una panoramica europea ed italiana sullo stato dell'arte. Su questo tema. E con i prossimi appuntamenti invece vorremmo presentarvi il 19 maggio prossimo l'avvio della consultazione sulle nuove linee guida. Molti di voi sapranno che come gruppo di lavoro sugli open data stiamo lavorando sulla redazione, sulla definizione delle nuove linee guida in applicazione della direttiva europea. E appunto, ovviamente, seguendo l'articolo 71 del CAD, la proposta, la bozza di linee guida verrà messa in consultazione e dopo aver seguito una serie di passaggi successivi, dovrebbe essere appunto adottata all'interno del nostro ordinamento. E invece, con gli ultimi due appuntamenti di giugno, vogliamo andare a fare proprio degli approfondimenti, dei focus specifici su quelli che sono gli aspetti che sono maggiormente cambiati rispetto al recente passato e abbiamo identificato appunto il grande insieme dei dati dinamici e dei dati ad elevato valore insieme agli aspetti di tariffazione e di adozione delle licenze. Ecco, in questo senso il framework europeo aiuta, a nostro parere, ad andare verso una standardizzazione, un'omogeneizzazione di questo tipo di approccio a livello dei singoli paesi. Abbiamo oggi il piacere di avere Gabriele, Gabriele Ciasullo, che si è occupato per lungo tempo del tema dei dati aperti all'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Abbiamo poi diciamo il framework europeo che ci verrà raccontato da Daniele Rizzi e quindi il contesto macro in cui si colloca la nostra azione, l'approfondimento su quello che stiamo facendo, quindi sul contesto normativo e tecnico sul nazionale sui dati. Da parte di Antonio Rotundo e successivamente avremo la testimonianza preziosissima del Dipartimento per la trasformazione digitale sulla piattaforma nazionale digitale dati e le iniziative nazionali nell'ambito dell'interoperabilità e quindi come poi le loro iniziative si vanno a integrare con quelle dell'agenzia e a livello europeo e poi avremo la rappresentazione il caso un caso recente di adozione di linee guida a livello regionale raccontateci da Maurizio Iorfida del gruppo Open Data della Regione Calabria. Non mi dilungo in altro, vi ricordo a tutti che invito i relatori a cercare di mantenere i tempi per le loro presentazioni perché abbiamo molta carne al fuoco.
Ricordo a tutti che al termine del webinar, nel primo pomeriggio, la registrazione e le slide dei relatori saranno disponibili nella pagina Eventi PA del webinar. E avete la possibilità, vorremmo mantenere questi 10 minuti finali per raccogliere le domande più importanti, principali da presentare ai relatori, quindi avete un box sulla vostra destra dove potete scrivere le domande, noi ci occuperemo di raccoglierle e di presentarle appunto ai relatori. Non mi dilungo oltre, Gabriele, a te l'introduzione e così l'onore di darci un po' il quadro di sintesi di questi mesi Grazie. la tua, come dire, la tua testimonianza in questo percorso che insomma è preziosa e utile. A te. Grazie, grazie Ugo, buongiorno a tutti, è con piacere che ho accettato l'invito diciamo, a introdurre un po' questo ciclo di webinar da parte dei colleghi e degli amici di Agid. Diciamo subito che questo ciclo di webinar, in continuità con le azioni intraprese in precedenza, assicura quindi, natura da vita al progetto Italia Login, assicurando nel tempo il supporto che Agid con l'aiuto di Formez pone in essere alle amministrazioni nel progetto di informazione e formazione che sta alla base di questo progetto Italia Login. Dicevamo questo webinar di oggi è, come dire, tira la volata a quelli successivi dedicati alle linee guida previste dalla norma di recepimento della direttiva sugli open data. Oggi da una parte si dà un riscontro ad alcuni quesiti emersi nel corso dei webinar precedenti, nel ciclo di webinar precedente, circa la strutturazione, il contesto normativo di riferimento a livello nazionale ed europeo che, diciamo, sta alla base della policy dell'utilizzo dei dati prevista appunto nell'ambito dell'attuazione della direttiva 1024 del 2019. Diciamo subito che in questo caso, al di là dell'aspetto di rispondere a qualche quesito intervenuto appunto nei webinar precedenti, oggi abbiamo la possibilità di avere un livello di chiarezza sulla base normativa di riferimento a livello europeo e nazionale, come ricordava prima Ugo, abbiamo l'opportunità di fare un po' di chiarezza e di introdurre il tema delle linee guida per i prossimi tre webinar previsti in questo ciclo. Le linee guida naturalmente giungono in un momento particolare, allorquando, insomma, la normativa, specie quella europea, ha prodotto ulteriori elementi significativi nell'ambito della strategia dei dati. E giunge in un momento anche particolare per quanto riguarda le risultanze che si stanno avendo in Italia. Non possiamo non evidenziare, recentemente sono usciti i dati di aggiornamento al 2021 sugli obiettivi sui risultati conseguiti nell'ambito del piano triennale e in effetti abbiamo potuto vedere con soddisfazione e con piacere un progressivo miglioramento della situazione. Grazie naturalmente alle amministrazioni che hanno messo in campo una serie di azioni in relazione appunto agli obiettivi e ai risultati che si erano stati programmati, pianificati con il piano triennale. E questa è una cosa molto importante, dà testimonianza che le amministrazioni, appunto, al di là dei soliti luoghi comuni, delle solite teorie, diciamo, hanno messo in evidenza un impegno nel lavorare in un modo, insomma, coerente con il livello nazionale, quindi in coerenza con le attività che si stanno svolgendo a livello nazionale e che vengono esplicitate attraverso il piano triennale in particolare. Un altro elemento, secondo me, anche abbastanza significativo, è rappresentato dal supporto che comunque Agid continua ad offrire alle amministrazioni, in particolare per quanto riguarda appunto la presenza delle amministrazioni stesse sul catalogo nazionale, quindi la presenza, la disponibilità di dati all'interno del panorama italiano di disponibilità dei dati aperti. Naturalmente tutto questo si affiancherà poi con le azioni che stanno mettendo in campo i colleghi del Dipartimento,
per quanto riguarda appunto in particolare l'attuazione del progetto sui dati all'interno del PNRR. E avremo poi oggi anche qui un contributo da parte dei colleghi del Dipartimento su questo aspetto. Un'ultima riflessione sul fatto delle linee guida, sulla valenza di queste linee guida. In questa circostanza, al di là della previsione normativa nel decreto legislativo 200 del 2021, che prevedeva appunto l'adozione delle linee guida da parte di AGID, per dare attuazione appunto alle norme in materia di utilizzo dei dati e dati di tipo aperto, al di là di questo bisogna sottolineare la valenza delle linee guida come aspetto significativo nell'ambito della normazione. Chiaramente le linee guida non possono essere collocate in un ordine diverso rispetto alla scala, alle fonti del diritto, ma alla luce di quanto è emerso negli anni precedenti, in questa circostanza le linee guida saranno adottate secondo quanto previsto dall'articolo 71 del CAD, quindi con una modalità, come dire, attraverso un procedimento ben chiaro, ben definito, che vede la partecipazione non solo di AGID che le adotta e non solo di tutti gli interessati, di tutti gli stakeholders attraverso la consultazione pubblica, ma anche naturalmente, come è giusto che sia, delle amministrazioni interessate, ma anche come è giusto che sia, della Conferenza Stato-Regioni, del Garante Privacy e della componente europea che appunto, come previsto dall'articolo 71 del CAD che citavo in precedenza. E in questo caso possiamo dire che queste linee guida diventano un po' un riferimento di normazione tecnica all'interno del contesto normativo europeo e nazionale in cui si affacciano e hanno, diciamo, non vengono, poi verrà detto sicuramente negli interventi successivi e nei prossimi appuntamenti, intervengono queste linee guida in una modalità operativa coerente come elemento di fonte del diritto di tipo tecnico, diciamo, e di tipo di attuazione di norme previste a livello nazionale ed europeo. Così come in qualche modo avviene nelle normazioni tecniche adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello europeo e come previsto appunto da un regolamento europeo, se non sbaglio, del 2012, dovrebbe essere il 1025, se ricordo bene, che prevedeva appunto l'adozione di normazioni tecniche da parte di organismi europei come fonte del diritto susseguente appunto a quelli naturalmente più tipici di normazione previsti dall'ordinamento. Bene, io vedo che siamo alla fine dei miei pochi minuti, ma vanno bene per introdurre il tema, che mi sembra in effetti molto interessante. Saluto tutti e ringrazio di questa opportunità. A te, Ugo. Grazie, grazie Gabriele, grazie dell'introduzione. Io passo immediatamente la parola a Daniele Rizzi della DG Connect della Commissione Europea, al quale chiedo appunto di attivare il webcam, ecco lo vedo, il microfono, e che ci racconta un po' il framework europeo, il contesto europeo in cui nasce anche la direttiva e quindi l'applicazione e la redazione delle linee guida nazionali. Grazie intanto Daniele della partecipazione, a te la parola. Allora, grazie a tutti. La mia connessione vedo non è troppo stabile, comunque vedo le slide in questo momento, quindi speriamo che vada tutto bene. Quindi, grazie innanzitutto per l'invito e sono ancora una volta contento di poter presentare la strategia dei dati decisa a livello europeo, ovviamente è una decisione condivisa con tutti gli Stati membri. Sottolineare alcuni punti che si indirizzano particolarmente alle amministrazioni pubbliche, anche se ovviamente la strategia dei dati è globale, quindi diciamo, introduce forse per la prima volta una serie di normative che non solo si indirizzano agli enti pubblici, ma anche al settore privato. Innanzitutto, questa è la visione generale di questa strategia europea per i dati. E l'idea, appunto,
semplice in termini di definizione generale, creare un mercato unico dei dati, no? Così come dall'inizio della creazione delle istituzioni europee, uno dei primi obiettivi era quello di creare un mercato unico per lo scambio delle merci, in un'epoca in cui tutto sommato non si parlava certamente di dati, quindi l'idea di poter scambiare attraverso i paesi membri dell'Unione Europea o del mercato europeo comune, come si chiamava all'epoca, potessi scambiare liberamente merci e successivamente anche il libero scambio di persone. In questo momento, quindi, la Commissione ha pensato che un passo successivo è quello di creare questo mercato unico per i dati, con quattro, diciamo, componenti principali, e ognuno dei quali corrisponde a una certa serie di normative a livello europeo e poi nazionale. Quindi la libera circolazione dei dati, questo free flow of data, intesa come possibilità di, per esempio, poter far passare i dati da un operatore a un altro senza dover sottostare a regole particolari, no? Quello che in qualche modo anche già permette, per esempio, di utilizzare un servizio cloud e a un certo punto decidere di cambiare operatore e passare a un altro senza dover sottostare a limitazioni particolari. Ovviamente c'è la necessità di avere a disposizione dati di alta qualità per poter ovviamente supportare l'industria e la ricerca, avere una protezione fondamentale sui dati personali, quindi quello che tutti noi conosciamo come il GDPR, che a volte magari anche rende spesso difficile l'implementazione di siti web, per esempio, però è fondamentale per poter proteggere i dati personali e avere anche un trattamento equo e chiaro di come i dati sono trattati negli scambi tra pubblico e privato, tra privato e privato, in modo tale che più c'è chiarezza e più il mercato comune dei dati funziona in modo ottimale. Quindi scendendo un po' più in dettaglio di questa strategia dei dati che era contenuta in una comunicazione pubblicata nel 2020, ci sono quattro componenti principali. La governance è evidentemente importante per poter gestire al meglio questo scambio e l'utilizzo dei dati. Ci vogliono investimenti in progetti paneuropei o a livello europeo o diciamo comunque multinazionali, in modo da poter utilizzare e creare e utilizzare le infrastrutture cloud, per esempio. Ovviamente c'è la necessità di migliorare e creare nuove competenze che possano seguire l'evoluzione estremamente rapida dell'industria e del mercato. E qualche cosa su cui passiamo un po' più di tempo, la creazione di questi European Data Spaces, quindi spazi virtuali ma anche reali in cui i dati possono essere scambiati in modo ottimale. C'è poi una componente sugli aspetti internazionali, quindi i rapporti tra l'Unione Europea e il resto del mondo. Scendendo un po' più in dettaglio quindi quali sono state fino ad ora le iniziative legislative, attualmente a vari livelli di decisione, essenzialmente queste quattro, il Data Governance Act, per cercare di creare trust, no? Quindi, avere una certa sicurezza che gli scambi di dati sono basati su regole condivise e chiare. Il Data Governance Act è stato adottato come proposta dalla Commissione nel novembre del 2020 e
verrà finalmente adottato come regolamento europeo prima dell'estate. C'è stato un accordo recente tra Parlamento e Consiglio, che sono i colegislatori, quindi diventerà regolamento entro poco. Il Digital Market Act, sul quale non passerò tempo ulteriormente, ma è per regolare il potere soprattutto delle entità che sono le più forti sul mercato, no? Quindi se ne è parlato molto, penso. C'è stato un accordo di massima a livello di Parlamento e Consiglio recentemente, quindi anche questo atto legislativo che è stato proposto dalla Commissione nel dicembre 2020 dovrebbe essere adottato entro poco. Più a livello più operativo, questo implementing act sugli high value dataset, sui dati a alto valore, che è una conseguenza in qualche modo dell'adozione della direttiva sugli open data del 2019, e su cui elaborerò un po' di più avanti. E finalmente il Data Act, che è l'ultima, se vogliamo, l'ultimo atto legislativo che è stato incluso nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea dei dati, sul quale stiamo lavorando e dovrebbe essere adottato come proposta della Commissione prima dell'estate. Quindi vuol dire che poi l'adozione come regolamento in sé avverrà probabilmente nel 2023. Tutta una serie quindi, di questi atti legislativi, a volte no, ovviamente non è molto facile capire esattamente che cosa, la differenza tra Data Governance Act, Data Act, questa slide che magari potete guardare con calma più tardi, cerca in qualche modo di mostrare su questo asse orizzontale dove si situano queste varie componenti. Quindi abbiamo, diciamo, su questo piano in cui abbiamo da una parte favorire e regolare il più che possibile la messa a disposizione di dati, quindi opening up data, e dall'altra parte correggere problemi di questo mercato dei dati. Quindi il Digital Market Act ovviamente è essenzialmente rivolto a, per esempio, moderare il potere delle grandi imprese che possono influenzare questo mercato dei dati. Dall'altra parte, ovviamente, la direttiva Open Data è quella che è più rivolta, o praticamente interamente rivolta, all'apertura dei dati, e le altre due componenti si trovano più o meno a metà strada. E ovviamente, diciamo, come struttura di base, la protezione dei dati personali, il GDPR e il free flow of data. Allora, qualche parola magari più su alcuni di questi atti legislativi. Data Governance Act, quindi, essenzialmente basato su quattro componenti: regolare quelli che fanno intermediazione di dati, quindi entità che in qualche modo si occupano di fare da tramite tra quelli che mettono a disposizione dati, siano essi pubblici o privati, e quelli che riutilizzano dati. Implementare alcune regole per in qualche modo permettere agli enti pubblici di mettere a disposizione dati che di per sé non sono coperti dalla direttiva Open Data, ma che potrebbero essere messi a disposizione a certe categorie particolari di utenti. Spiegherò in un attimo che cosa vuol dire in particolare. Regolare in qualche modo un quadro per chi mette a disposizione in modo gratuito i propri dati, questo concetto di data altruist, e la creazione di questo European Data Innovation Board, quindi un board di alto livello in cui i paesi membri, l'industria e la ricerca dovrebbero essere tutti in qualche modo rappresentati in qualche modo dare un impulso di governance a alto livello. Uno di questi pilastri, come ho detto, è la riutilizzazione di categorie di dati pubblici protetti. Cosa vuol dire? L'Open Data Directive, come ovviamente sapete,
includono comprendono una certa serie di condizioni per cui gli enti pubblici possono decidere di non mettere a disposizione i loro dati perché sono coperti da, per esempio, per ragioni di contenuto di dati personali oppure problemi di segreto commerciale. Però questi dati potrebbero essere messi a disposizione di categorie particolari. Esempio tipico sono gli istituti statistici che normalmente non possono condividere dati a un certo livello di dettaglio perché potrebbero infrangere la confidenzialità statistica, ma questi dati possono essere messi a disposizione sotto condizioni particolari, per esempio a un istituto di ricerca per poter fare una ricerca specifica. Quindi questo regolamento definisce in qualche modo, cerca di mettere un po' di ordine, definisce delle regole di base per poter permettere questo tipo di messa a disposizione dei dati. Un'altra cosa, questo Data Innovation, European Data Innovation Board, quindi con questo ruolo, no? Assistere e provvedere opinioni alla Commissione, occuparsi di standardizzazione a livello europeo, e facilitare la cooperazione attraverso le autorità nazionali. Altra componente, questa ancora in fase di elaborazione, il Data Act, questo è essenzialmente rivolto a mettere un po' di ordine nei dati provenienti dal settore privato. Quindi ha una componente interessante per tutti di facilitare questo scambio di dati attraverso la definizione o la raccomandazione di standard tecnici sull'interoperabilità. In particolare, questo, diciamo, la componente penso più importante di cui tenere conto di ente pubblico è il fatto che una delle componenti di questo Data Act crea un obbligo delle società private di mettere a disposizione dati alle entità pubbliche in casi, per esempio, di urgenza. Questo è in realtà, potete immaginarvi quello che è successo, durante l'emergenza del Covid, eh? Quindi, c'era un bisogno immediato di, accedere a dati che potevano essere, non solo dati pubblici, ma dati detenuti per esempio da società telefoniche, cose di questo genere. Quindi in questo modo si viene, una volta adottata, si verrà a creare un obbligo, sotto condizioni ben particolari ovviamente, a certe entità private di fornire a enti pubblici dati, ovviamente non da distribuire a tutti, ma da utilizzare in questa situazione di emergenza. Gli high value dataset, questo penso che siano noti a tutti, ci stiamo ancora lavorando, ma stiamo vedendo più o meno la fine. Questo regolamento che abbiamo elaborato a livello di commissione è passato adesso alla fase in cui tutte le altre direzioni generali sono state consultate, quindi abbiamo un testo che verrà sottoposto nelle prossime settimane a una consultazione pubblica finale e come ultimo atto prima dell'adozione al comitato Open Data, in cui ogni paese membro è rappresentato e ha diritto di voto. Questo è giusto un esempio per dare un'idea di che tipo di definizione verrà data ai high value dataset. Questo è uno dei sei settori sul geospatial. In questo caso il lavoro non è stato estremamente complicato perché ci si è basati essenzialmente sugli standard e sulle regole definite dalla direttiva ISPA. Quindi in ogni caso le definizioni contenute dal regolamento sono il più che possibile basate su regolamenti o leggi già esistenti per evitare di creare nuovi obblighi ai Paesi membri. Passando allora a questo concetto di high value dataset e data space, no? Quindi è l'ultima parte della mia presentazione, questa è la visione globale che abbiamo su come creare questo mercato unico dei dati. Quindi abbiamo da una parte questo concetto di data space che elaborerò in 2 minuti, fra 2 minuti.
Data space che sono essenzialmente inizialmente creati attorno a delle tematiche prioritarie, no? La sanità, l'industria, l'agricoltura, la finanza, eccetera. Quindi, ambienti in cui ci si possa scambiare liberamente e facilmente dati di un certo tipo. Però ovviamente lo scopo finale è quello di avere interoperabilità anche tra settori, no? E per questo abbiamo questa componente più orizzontale. Questa qua verde, questo support center per i data space che dovrebbe occuparsi di fornire standard comuni a tutti il più che possibile. E poi abbiamo ovviamente in basso, questa è la struttura più sulla diciamo virtuale, su come scambiarci i dati, ma c'è la necessità ovviamente anche di una struttura più fisica, e quindi costituita quindi da un cloud europeo, da high performance computing, tutto ciò che serve per far poi elaborare i dati e poterseli scambiare facilmente. Quindi oggi ovviamente la situazione è un po' diversa, quindi la situazione oggi essenzialmente i dati vengono scambiati in modo bilaterale, c'è qualcuno che mette a disposizione i dati, qualcun altro che li riprende. L'idea è di creare invece spazi molto più integrati, in cui cosiddetti ecosistemi, in cui in qualche modo c'è una specie di pool di dati, non necessariamente fisicamente, anzi certamente non fisicamente situati nello stesso posto, no? Non è l'idea di crearsi un grande repository con tutti i dati possibili, ma è l'idea di sapere dove sono e poterseli scambiare facilmente. Allora, questi sono più o meno quello che ho già detto, quindi c'è bisogno di uno spazio ovviamente sicurizzato in cui ci si possa scambiare i dati, meccanismi di governance, chi mette a disposizione i dati o li vuole vendere, perché ovviamente questo è aperto al pubblico e al privato, possono controllare come mettere a disposizione questi dati e chi li riutilizza. E ovviamente il successo di questo concetto arriverà solamente se ci sarà una partecipazione da un grande numero di organizzazioni pubbliche e private, perché ovviamente un mercato funziona se ci sono degli acquirenti e dei venditori. Questo già giusto per dire due parole quindi tutto questo è molto interessante, ma ovviamente ci vogliono risorse e quindi a partire dall'anno scorso c'è un nuovo programma che si chiama Digital Europe, che finanzia una serie di attività che tra le altre cose dovrebbero creare questo mercato unico dei dati. Quindi si articola in varie componenti che vedete lì sullo schermo. I dati stanno in questa componente che si chiama Artificial Intelligence, perché nell'idea che ovviamente le applicazioni di Artificial Intelligence hanno bisogno di dati, altrimenti non funzionano. E comunque i dati sono lì dentro, se casomai vi chiedeste dove possono essere. Ho quasi finito, vedo che ho ancora un minuto. Ovviamente questi data space non sono cose che potremmo creare dall'oggi al domani, quindi l'idea è di avere un'evoluzione guidata e supportata in qualche modo da questo programma che finanzia la creazione di un certo numero di data space. Quindi partire da una situazione che è quella attuale in cui ci sono tutta una esiste già una certa serie di spazi in cui si possono scambiare dati, e a poco a una situazione in cui si crea un vero ecosistema. Questi sono i data space che per il momento sono finanziati dal programma Digital Europe, ci sono già un buon numero e sono ovviamente vari settori prioritari. Ultima cosa che voglio sottolineare è che questo programma Digital Europe ovviamente non è l'unico programma di finanziamento, ci sono altre fonti di finanziamento ed è importante che tutto questo insieme di finanziamenti europei venga utilizzato nel modo migliore possibile. Quindi abbiamo ovviamente i fondi strutturali, i fondi regionali, di cui una percentuale deve andare sugli aspetti digitali. C'è ovviamente il grande programma di cui l'Italia beneficia come tutti gli altri paesi, ma credo in modo particolare l'Italia, che è stato creato per il fondo per il Recovery and Resilience Facility, quello che è stato creato per supportare
l'economia europea dopo la crisi del Covid. E direi che questa era la mia ultima slide. Qui ci sono, sì, sono blu su blu, non si leggono tanto, ma comunque sulle slide avete tutta una serie di link per arrivare a delle pagine in cui si possono avere informazioni su tutto quello che ho cercato di spiegarvi adesso. E grazie mille per l'attenzione. Grazie, grazie Daniele. Dunque, mentre chiedo ad Antonio Rotondo di avviare la sua webcam e il microfono, approfitterei per, Daniele, abbiamo una domanda per te. Se ci sei ancora, mi risponderei subito perché credo abbastanza veloce. Ok, Cinzia Tafi chiede come partecipare, se e come è possibile partecipare alle attività del gruppo della Commissione che si occupa della definizione dei dati di elevato valore. Allora, beh, ovviamente il nostro... Prego, prego. Spero che mi sentiate perché vedo che la mia connessione non è molto buona. Magari sì, chiudo la sentiamo, camera. Ti sentiamo. Chiudo la web. Ok. Il nostro interlocutore principale ovviamente è il comitato Open Data, quindi ci sono il comitato in cui abbiamo due comitati in realtà, un allora, gruppo di lavoro in cui tardi successivamente a questa domanda. Allora vai dopo il quadro europeo, allora Antonio ci fai un po' la sintesi del come stiamo, no, traducendo questa impalcatura, questa impostazione nella nostra strategia e nel nostro ordinamento. Quindi a te la parola, prego. 15 minuti. Grazie Ugo, mi sentite? Sì. Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Vai. Ok, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che dopo questo, dalla definizione del contesto del framework europeo definito da Daniele Rizzi, che ringraziamo, io farò una carrellata, diciamo, dei riferimenti normativi e tecnici. Che ovviamente non sarà una panoramica sicuramente esaustiva, ma che è finalizzata ad avere tutti gli elementi di contesto che poi ci serviranno e saranno utili per la presentazione delle linee guida sugli open data proprio in applicazione, diciamo, al decreto di recepimento della direttiva più volte citata 1024 del 2019. Quindi spero di non essere pesante perché il rischio quando si parla di norme c'è, però evidenzierò i punti più importanti sulle normative che sono alla base, come dicevo, di questa attività e quando possibile, quando opportuno, evidenzierò in particolare i riferimenti con le linee guida che sono in corso di finalizzazione in un apposito gruppo di lavoro. Ovviamente parlando di dati e parlando di amministrazione digitale non si può che non partire dal codice dell'amministrazione digitale che ai dati dedica due specifiche sezioni, quindi quella sui dati delle pubbliche amministrazioni e quella relativa alla fruibilità dei dati. E partendo dall'articolo 50 del CAD, il principio che viene sancito, diciamo, nell'articolo 50 è che i dati ovviamente devono essere formati e resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni sia per le altre pubbliche amministrazioni sia per i privati. Nel primo caso quindi parliamo di condivisione e in questo caso la condivisione dei dati, diciamo, nasce dalla necessità di utilizzare questi dati nello svolgimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni e questo articolo evidenzia in particolare che questo scambio e questa condivisione non devono prevedere oneri a carico appunto delle amministrazioni che usano i dati delle altre amministrazioni e parliamo invece di riutilizzo nel caso di che i dati invece siano resi disponibili ai privati. L'oggetto delle linee guida che, come detto, presenteremo nei prossimi webinar è proprio questa seconda parte, quindi il riutilizzo dei dati da parte
E quindi l'apertura di questi dati da parte di chiunque, che non siano ovviamente altre pubbliche amministrazioni. Il CAD individua anche uno strumento per la condivisione tra pubbliche amministrazioni e per rendere disponibili questi dati, che è la piattaforma digitale nazionale dati, che è stata già citata e che è di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale, e su cui ovviamente sorvolo, nel senso che poi sarà approfondita nella prossima presentazione. La slide consente di evidenziare che questo scambio avviene attraverso API, e quindi l'articolo 50-ter parla esplicitamente di questa piattaforma basata su un catalogo API, e con riferimento sia alla piattaforma che al catalogo API, quindi all'API, Agid ha definito due specifiche linee guida, quelle sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e quelle sull'infrastruttura tecnologica della PDND, adottate ovviamente sulla base dell'articolo 71 del CAD, con determinazione di Agid, dopo aver seguito l'iter previsto dall'articolo 71 citato. Evidenzio qui che le API sono uno degli strumenti che la direttiva, e quindi il decreto di recepimento, e quindi le linee guida dovranno considerare, perché per alcune tipologie di dati, come i dati dinamici e i dati di elevato valore di cui si parlava prima, la norma, diciamo, quindi anche il decreto di recepimento, e le linee guida svilupperanno ulteriormente questa disposizione, prevede che queste tipologie di dati debbano essere rese disponibili obbligatoriamente attraverso API, e quindi è prevedibile che queste API poi siano documentate nel catalogo API che è identificato, diciamo, da questo articolo del CAD. L'articolo parla anche di strategia nazionale dati, che deve essere ancora adottata attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Andando avanti negli articoli del CAD, c'è questo articolo 54 che si riferisce diciamo, alle società e alle organizzazioni che devono espletare un servizio pubblico per conto di amministrazioni pubbliche. In questo caso il CAD prevede che tutti i dati che sono prodotti nell'ambito di questa concessione siano resi disponibili, appunto, come dati aperti, nel rispetto delle linee guida open data di cui stiamo parlando. Su questo si può evidenziare che la disciplina della nuova direttiva Open Data, e quindi del decreto, e quindi delle linee guida, hanno esteso, diciamo, l'ambito di applicazione per quanto riguarda l'apertura dei dati e il riutilizzo, perché non vengono considerate più solo le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto privato, ma anche le società pubbliche e le società private, in particolari settori che poi vedremo nell'approfondimento con le linee guida. Collegate alle linee guida sull'interoperabilità tecnica che citavo per il catalogo, parlando di API, Agid ha definito anche le linee guida che identificano, diciamo, le tecnologie e gli standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API, appunto, dei sistemi informatici, proprio perché così è richiesto ed è previsto dall'articolo 51, che diciamo, evidenzia l'aspetto della sicurezza nel caso di condivisione di disponibilità di dati. Con l'articolo 52 invece viene definito il cosiddetto principio Open Data by Default, cioè la pubblica amministrazione che pubblica qualsiasi dato senza indicare una specifica licenza, allora quel dato si intende reso disponibile come dato di tipo aperto, e quindi può essere riutilizzato senza particolari restrizioni.
da chiunque anche per fini commerciali. Poi ci sono due articoli che riguardano i siti delle pubbliche amministrazioni e questo lo abbiamo inserito perché qui c'è riferimento poi al decreto legislativo che si occupa della trasparenza. Ovviamente in molti casi viene fatta confusione tra dati aperti e trasparenza. La trasparenza può essere esercitata, diciamo, attraverso i dati aperti, però i dati aperti vanno oltre la trasparenza perché l'obiettivo è quello di creare comunque sviluppo economico e sociale e quindi anche creare servizi a valore aggiunto a partire dai dati aperti. Ci sono comunque delle relazioni tra il decreto relativo alla trasparenza e i dati aperti, in quanto, come evidenziato nell'articolo riportato nella slide, tutti i dati che le amministrazioni sono obbligate per norma a pubblicare devono essere resi disponibili come dati aperti. Quindi c'è un legame, diciamo, tra il decreto sulla trasparenza e diciamo, la normativa che riguarda i dati aperti sia relativamente al CAD sia relativamente al decreto specifico per l'apertura dei dati che è il 36 del 2000. 6. Nel CAD poi c'è questo specifico articolo dedicato ai dati territoriali che istituisce il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, che è il portale nazionale che rende disponibili, diciamo, i dati territoriali e che è il riferimento per i metadati e per la ricerca di dati e servizi territoriali rispetto a Inspire, e lo stesso articolo prevede la definizione di regole tecniche per il repertorio nazionale, ma anche per la formazione, lo scambio e il riutilizzo di dati territoriali detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Ovviamente, parlando di dati territoriali, a livello europeo, ma anche come implementazione nazionale, si fa riferimento alla direttiva cosiddetta Inspire e ai regolamenti attuativi, oltre che alle linee guida tecniche che sono state definite nel corso di 14 anni, perché la direttiva è del 2007, che riguardano, diciamo, tutte le componenti dell'infrastruttura territoriale per l'informazione territoriale, che sono i metadati, i dati, i servizi di rete, il monitoraggio. Quest esempio, che comunque può essere identificato come effettivamente lo è nel framework di interoperabilità europeo, come un esempio di framework di interoperabilità di dominio, è l'occasione per dire che comunque, oltre alle norme di cui stiamo parlando, ai dati, poi, in base alla tipologia, possono essere applicati framework normative, quindi norme specifiche di dominio, come è il caso per esempio dei dati territoriali. Quindi per questo dicevo che non è esaustivo, perché è chiaro che poi per altre tipologie di dati ci possono essere anche altre norme che impattano anche sulla disponibilità e sulla apertura stessa. Passando poi, quindi lasciando il CAD, si parlava della direttiva Open Data, cioè la 1024 del 2019. Questa è stata recepita attraverso il decreto legislativo 200 del 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a novembre ed entrato in vigore il 15 dicembre del 2021, che però è stato strutturato come modifica al decreto legislativo 36 del 2006. Quindi diciamo che il decreto che poi dobbiamo tenere come riferimento per quanto riguarda il recepimento della direttiva e quindi l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è il 36 del 2006. Proprio una delle modifiche apportate dall'ultimo decreto legislativo è la definizione e l'adozione da parte di AGID delle linee guida per l'implementazione di questo decreto che, come detto più volte, stiamo per definire, per chiudere, per finalizzare, sono in corso di finalizzazione e che saranno poi oggetto delle prossime tre webinar. Il decreto identifica
oltre a citare, ovviamente, a creare una relazione tra la normativa relativa all'apertura dei dati e in particolare Inspire, citando anche evidenziando anche il ruolo del repertorio nazionale dei dati territoriali che abbiamo già citato, identifica nel portale nazionale dei dati aperti, cioè dati.gov.it, lo strumento per la ricerca dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni italiane. Ovviamente poi c'è una serie di normative che in questa attività di apertura e di riutilizzo devono essere comunque considerate. Lo stesso decreto le indica esplicitamente perché possono rappresentare dei vincoli o comunque delle limitazioni all'applicazione del decreto e comunque all'apertura, che sono evidentemente la protezione, la disciplina relativa alla protezione dei dati personali, quella relativa al diritto d'autore, all'accesso ai documenti amministrativi e alla proprietà industriale. Questo per dire che comunque poi nell'attività di apertura e di riutilizzo dei dati si devono considerare per ciascun dato che si deve aprire una serie di altre normative per verificare se quel dato può essere effettivamente aperto o meno. Passando quindi, con questa concludo, al piano operativo, il riferimento è il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che dedica un intero capitolo, il capitolo 2, ai dati, già citato, diciamo, da Gabriele nell'introduzione. Identifica, diciamo, tre obiettivi che sono la condivisione dei dati tra PA e il riutilizzo tra PA e scusate, il riutilizzo dei dati della PA da parte di cittadini e imprese, la qualità di dati e metadati e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Per ciascuno di questi obiettivi sono definiti dei risultati attesi che vengono monitorati annualmente. Ovviamente il piano poi include altri capitoli, quelli sulle piattaforme, sulle infrastrutture e così via, che riguardano poi, per esempio, anche la PDND o il National Data Catalog, perché ci sono poi anche con riferimento ai dati delle attività relative a questi strumenti che poi saranno approfonditi nel prossimo intervento. Grazie. Grazie Antonio, ottimo, mi hai già sostanzialmente, come dire, sostituito la presentazione Mi scuso. di Matteo, no, molto utile perché appunto abbiamo inquadrato il tema a livello europeo, abbiamo visto, come dire, no, la traduzione, l'impianto nazionale di traduzione della direttiva europea. E nello stesso tempo, però, in questi ultimi mesi, attraverso i decreti semplificazione, no, attraverso numerose altre iniziative strategiche, il Dipartimento ha in carico, no, la definizione no, di questa piattaforma nazionale digitale dati. E, insomma, crediamo utile, no, capire, conoscere come poi tutto questo si va a inquadrare, a inserire nella strategia italiana. Quindi ringrazio Matteo della partecipazione a questo webinar e gli passo immediatamente la parola per la sua presentazione. Grazie, Grazie Matteo. grazie Ugo. Spero che mi sentiate. Andiamo all'inizio, magari. Ok, ho solo le ultime due slide, può essere? Ok, sta risalendo. Intanto, buongiorno a tutti. Sono Matteo Fortini, del Dipartimento della Trasformazione Digitale. Sì, farò una carrellata su quelle che sono le iniziative attuali e le azioni nazionali sull'interoperabilità dei dati. Su tre linee d'azione. La prima, il modello di interoperabilità, le linee guida che sono state, come è stato detto prima, emanate da AGID ai sensi dell'articolo 71 del CAD, dopo tutto il percorso di revisione, la piattaforma digitale nazionale dati. E che cosa questo impatta sugli open data. Le linee guida di interoperabilità sono state adottate nel 1 ottobre del 2021
e definiscono alcuni dettagli. Prima di tutto riguardano tre tipi di soggetti, le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese. Definiscono l'interoperabilità attraverso delle interfacce per la programmazione di applicazioni, ovvero API. Diciamo che principalmente API di tipo REST, web API si direbbe, però lasciando spazio alle API di tipo SOAP che sono molto diffuse comunque nei sistemi attuali. Definisce il concetto di quality of service e di service level agreement perché appunto quando si vanno a creare questi sistemi, queste architetture di interoperabilità è importante definire quali sono le performance delle applicazioni e quali sono i livelli di servizio che ci si aspetta e che vengono garantiti, proprio perché si sta parlando di andare in una struttura, un'architettura che dia prestazioni di livello allo stato dell'arte della tecnologia. Definisce quali elementi è opportuno e necessario conservare sulle operazioni effettuate per ragioni sia burocratiche o di legge, sia per ragioni di performance. Definisce quali sono i pattern di funzionamento, quindi quali sono le tecnologie e i modi di interazione fra le varie API, fra i vari soggetti. In ultimo, fa menzione di un futuro catalogo di API che è un catalogo che conterrà per ciascun API la documentazione delle API in formato OpenAPI 3 o ISO, la seconda della tecnologia, e la governance, quindi come questo catalogo viene alimentato e viene definito. Temo che il controrovescio non stia andando, comunque facciamo con l'orologio. La piattaforma digitale nazionale dati, come si è detto, è prima di tutto definita dall'articolo 50 ter del CAD, del codice per l'amministrazione digitale. La Presidenza del Consiglio promuove lo sviluppo e la progettazione e la realizzazione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dai soggetti su cui il CAD va a normare le attività, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 per semplificare gli adempimenti amministrativi. Quindi tutto questo ha l'obiettivo di andare a realizzare una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia di cittadini che di imprese e in generale di efficientare la pubblica amministrazione. La PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità, in particolare mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti, la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni. Si parla di API, come si diceva, e sì, queste API sono in conformità alle linee guida AGI in materia di interoperabilità di cui abbiamo parlato in precedenza e sono raccolte nel catalogo API, che è reso sempre disponibile dalla piattaforma. Un'altra cosa che si dice è che la priorità viene data alle basi dati di interesse nazionale. Quindi in questo caso viene definita quindi questa piattaforma che cerca di aiutare e di risolvere il problema appunto dell'accreditamento, dell'identificazione, della gestione dei livelli di autorizzazione. Questa è una parte molto importante perché chiaramente le API possono esistere in modo autonomo dalla PDND. Le basi dati di interesse nazionale sono definite appunto dall'articolo 60 del CAD e costituiscono un sistema informativo unitario, quindi si dice che l'interoperabilità è anche fra queste banche dati perché questo sistema informativo unitario va a creare una possibilità di interoperare fra tutte le amministrazioni e queste basi dati di interesse nazionale devono possedere le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e essere realizzate secondo le linee guida. Quindi tutte le pubbliche amministrazioni che hanno basi dati di interesse nazionale devono consentirne il pieno utilizzo a tutti i soggetti dell'articolo 2,2 del CAD, quindi amministrazioni, imprese pubbliche, eccetera.
Fra le basi dati di interesse nazionale ne sono state identificate dall'articolo 60, appunto il repertorio nazionale dei dati territoriali, che si era detto prima, l'ANPR, che tutti ormai conoscono perché ha avuto un grandissimo sviluppo recentemente, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il casellario giudiziale, registro imprese, archivi di migrazione e asilo, anagrafe degli assistiti, delle aziende agricole, dei veicoli, degli abilitati alla guida, l'ISEE, l'ANCSU, l'Anagrafe Nazionale dei Civici e delle Strade Urbane, e l'INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. In più, con il decreto legge 18 ottobre 2012, sono aggiunti la base dati del catasto, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'INIPEC, il PRA, l'Anagrafe Tributaria, il catalogo dei dati delle PA, il catalogo dei servizi alle cittadine e imprese e il SINFI, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle infrastrutture. PDND è composta internamente da due progetti, uno che viene gestito da PagoPA SPA, Infrastruttura e Interoperabilità PDND, e un altro progetto in cui il soggetto attuatore è Istat, è il National Data Catalog per l'interoperabilità semantica. In particolare la PDND contiene tre componenti che sono il catalogo delle API, il registro degli aderenti e delle fruizioni e la piattaforma di interoperabilità. In questo grafico che riassume il funzionamento della PDND, sarò un po' su questa descrizione per farvi vedere quale può essere l'architettura di PDND. Una parte è, come si diceva, il catalogo delle API, che contiene quindi tutte le API che sono pubblicate all'interno della piattaforma. Gli enti che fanno parte della piattaforma si registrano come erogatori, quindi come enti che vanno a scrivere servizi sul catalogo, o come fruitori, cioè enti che vanno ad utilizzare un servizio che è presente nel catalogo, un'API presente nel catalogo. Chiaramente un ente può essere contemporaneamente erogatore e fruitore all'interno della piattaforma. Le API vengono registrate nel catalogo, come si diceva, con una documentazione standard o NPI 3 o ISO, a seconda della tecnologia, e quindi sono ricercabili e hanno delle caratteristiche di utilizzo, quindi elencano chi è autorizzato in linea di principio ad utilizzare queste API. In realtà l'autorizzazione all'utilizzo delle API viene data sulla base, secondo le linee guida della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, sulla base di una richiesta da parte degli enti fruitori di un utilizzo di queste API indicandone le finalità. Quando l'erogatore rileva che le finalità sono corrispondenti a quello che è l'utilizzo dei dati, concede l'accesso a queste API. Quindi, da una parte, PDND fa un'attività di registrazione di erogatori e fruitori, dall'altra un'attività di registrazione delle API. La terza componente di PDND è quella di autorizzativa. Questa parte funziona in questo modo: nel momento in cui un fruitore è autorizzato a utilizzare un'API, per poter accedere a queste API va nella piattaforma di interoperabilità periodicamente a chiedere un token di accesso, un voucher, come indicato nelle linee guida. Questo token è firmato dalla PDND, è un elemento crittografico di dati cifrato al portatore che permette di accedere alle API dell'erogatore in modo autorizzato. Quindi, la richiesta che normalmente si farebbe direttamente dalle API del fruitore a quella dell'erogatore contiene una parte di dati che va a indicare, contiene questo voucher che quindi permette all'erogatore di riconoscere questo accesso come un accesso autorizzato. Come si può vedere da questa immagine, inoltre, i dati non transitano mai attraverso PDND, che quindi è agnostica dal punto di vista del dato, ma transitano direttamente dall'erogatore al fruitore. Quindi PDND vede soltanto che è stato richiesto un voucher o più voucher per l'accesso alla risorsa corrispondente.
può anche registrare, come si diceva, una parte di monitoraggio. Gli enti erogatori e fruitori possono inviare materiale di logging alla PDND perché questa venga conservata. Un secondo componente che indicavo sulla piattaforma è il National Data Catalog per l'interoperabilità semantica. Se la PDND risolve il problema del catalogo, risolve il problema dell'autorizzazione concessa agli enti che ne hanno diritto e quindi di evitare l'utilizzo delle API da terzi che non siano autorizzati. Ah, non ho detto, i voucher sono di durata limitata e vanno rinnovati, quindi questo per limitare la possibilità di eventuali rischi di utilizzo non conforme. Il National Data Catalog risolve invece un problema di interoperabilità semantica. Noi possiamo documentare l'API dal punto di vista dello standard con OpenAPI 3 o WSDL, e in questo modo abbiamo ottenuto delle API che sono documentate in modo corretto e in modo standardizzato, machine readable. Quindi già una documentazione fatta secondo il modello di interoperabilità permette di creare delle API che possono essere riconosciute e utilizzate in modo standard. Quello che manca è una descrizione semantica del contenuto dei payload, degli dati scambiati da queste API. Il National Data Catalog conterrà materiale semantico che vuol dire ontologie e vocabolari controllati in particolare, per descrivere i domini dei dati scambiati dalle pubbliche amministrazioni. È un catalogo che parte da attività già costituite nel nostro paese in passato, in cui sono stati definiti alcune ontologie, in particolare in un progetto che si chiamava Ontopia, e però va ad estendere Ontopia sia in modo centralizzato, quindi andando ad aggiungere nuovi domini centralmente, sia è stato pensato come un'attività federata in cui gli enti o i soggetti che sono responsabili o sono competenti in un dominio potranno andare a definire l'ontologia per quel dominio, che verrà pubblicata nel catalogo. Quindi da un certo punto di vista vengono pubblicati le ontologie e i vocabolari controllati per poter descrivere le API. Dall'altra parte si è definita un'estensione di OpenAPI che permetta di aggiungere dei riferimenti semantici all'interno della documentazione. In particolare vi ho fatto vedere un esempio di un progetto del validatore API con un'aggiunta che è stata fatta sperimentale in questo senso, nella quale si può andare a definire il luogo di nascita. Per esempio, in questo caso è stato definito il luogo di nascita di una persona collegando i campi del luogo di nascita a dei campi che sono descritti semanticamente all'interno del catalogo, e in questo modo la descrizione del dato non è solo fatta in termini di formato e di struttura, ma è fatto anche in formato di contenuto semantico, e quindi non ci sono dubbi di questo collegamento. Stiamo facendo una mappatura delle basi dati e dei casi d'uso delle basi dati, partendo dalle basi dati di interesse nazionale, e stiamo mappando tutti i casi d'uso che si ottengono sia dagli eventi della vita che, per esempio, dal single digital gateway, che chiaramente è un driver molto importante perché ha delle scadenze molto ravvicinate per la pubblicazione di alcuni servizi online, in particolare per utenti transfrontalieri, ma anche chiaramente per utenti invece residenti sul suolo italiano. La tempistica vi do una visione della tempistica molto ad alto livello. La PDND e National Data Catalog saranno live in giugno di quest'anno. La parte che riguarda il single digital gateway di Open Data verrà attivata a partire da fine settembre, dai primi di ottobre di quest'anno. Chiaramente stiamo lavorando con enti erogatori in sperimentazione per
verificare l'utilizzo della piattaforma e la pubblicazione di API. Sugli open data abbiamo parlato appunto del CAD articolo 50 e del decreto legislativo del 2021, non lo vado a recitare. Tutto questo come si collega agli open data? Allora, naturalmente il CAD, l'articolo 50 dice che la priorità dei dati è essere aperti, salvo casi specifici. E la direttiva UE, che è stata recepita, parla di API per dataset dinamici. PDND da una parte risolve i problemi di autorizzazione per i closed data, quindi se i dati non devono essere aperti per qualsiasi ragione, PDND risolve questo problema di autorizzazione. Dall'altra parte però può anche supportare per gli open data, siccome abbiamo detto che ci sono delle dichiarazioni di finalità di uso, può supportare un quality of service e dei service level agreement per gli open data, ovvero io posso pubblicare un API open data e chiedere che chi ne fa un uso di tipo continuo con un certo carico me lo dichiari in modo che io possa andare a migliorare o a dare qualche tipo di certezza su qual è la risposta, perché chiaramente gli open data possono aprirsi a un pubblico che potrebbe essere ignoto dal punto di vista del carico. Il catalogo API comprende l'API Open Data e quindi chi pubblica dati pubblicherà API sia open che API non open. Il National Data Catalog contiene, come si diceva, le ontologie di metadati, quindi anche il DKP, cioè le ontologie per descrivere i cataloghi di dati. DatiGov rimane la fonte principale di dati aperti. E potrà raccogliere i metadati che sono pubblicati dal catalogo in modo da descrivere direttamente i dataset aperti dinamici pubblicati sul catalogo e unirà queste fonti dati agli altri dataset disponibili per poi naturalmente fare la sua attività istituzionale di pubblicazione di tutti i dati aperti del nostro paese. Io ho concluso, grazie. Ecco, ora mi sentite. Grazie Matteo, grazie di questa panoramica. Io ti chiederei, approfitterei di questa tua ultima, di questo tuo ultimo citazione, riferimento, per porti la domanda che ci ha posto, per girarti la domanda che ci pone Cipolloni, il quale ti chiede quale rapporto intercorre tra il catalogo API della piattaforma digitale nazionale dati e le API e le API dei dati territoriali e ambientali che seguono sia per la semantica che per le regole tecniche, invece la direttiva Inspire. Non so se sai darci qualche indicazione in proposito, che Diciamo che riprende un po' la tua ultima slide. sì, non si, non, chiaramente non si va a sovvertire nessun ordine già costituito di API. Siccome però l'obiettivo, penso che l'obiettivo di avere un catalogo unitario di API sia importante perché si parlava di valorizzazione di dati pubblici e avere una fonte univoca in cui tutte le API sono raccolte e tutte le banche dati sono raccolte è sicuramente una cosa importante per evidenziarle, per poter analizzare, per poterle conoscere. Quindi non si va in questo caso in sostituzione, diciamo che l'idea non solo nostra ma anche del legislatore è che tutte le API vengano pubblicate nel catalogo. E anche il materiale semantico, in questo caso legato a queste API, potrà essere catalogato anche sul National Data Catalog come pubblicazione ulteriore, cioè come estensione ulteriore per i dati di tipo geografico o territoriale, in questo senso. Ok, grazie della risposta. Grazie della domanda anche. Penso che sia stato utile, così approfittiamo della, no, viste le poche domande, rispondere subito ai nostri interlocutori. Bene, Ecco la andiamo al. domanda, se vorrei, di Sergio, se vuoi Sì, possiamo. prego, sì, non l'avevo vista. No, no, vai, Per assolutamente. ora, PDND non supporta meccanismi di tariffazione. La domanda è se una PA potrà fornire a privati API con tariffazione in base al livello di servizio garantito. PDND attualmente non prevede supporto alla tariffazione o cose simili. Chiaramente tutto il problema della sostenibilità a lungo termine di tutto il sistema
sistema è sicuramente un problema che andrà affrontato in qualche modo perché ci viene segnalato. E, sicuramente quello che ci preoccupa di più è piuttosto una qualità del servizio in questo senso, cioè non tanto un freemium quanto se faccio un accesso, 10 accessi al minuto a un API, forse chi la deve fornire, chi la pubblica è interessato a saperlo perché magari si aspetta un carico più basso oppure dei rate più bassi. Quindi nel momento, visto che giustamente si dice gli open data sono una risorsa che può essere utilizzata a fini produttivi, diciamo, in generale, sia per la PA che per le imprese, è giusto che abbia poi anche dei livelli di servizio di un certo tipo. Ok, grazie. Approfitterei anche a questo punto di porti una ulteriore domanda, e questa ultima: con quale criterio, Andrea Gaudino, con quale criterio si possono selezionare i dati aperti da pubblicare sul portale Open Data della PA che possa essere interessante per il catalogo nazionale ed europeo? Esiste una guida alla selezione dei dati per categorie? Qui se ci fosse Gabriele Sì, sarebbe la forse persona più adatta probabilmente la a questa. posticipiamo a dopo. Antonio, Se sì. volete Oh, rispondiamo dopo, poi. Antonio. Rispondiamo dopo, così facciamo fare la Oh, sì. Ok, presentazione. perfetto. Allora Grazie. passiamo subito la parola a Maurizio Ioffida, che ci riporta l'esperienza della Regione Calabria, la sua recente adozione delle linee guida regionali per l'attuazione dei dati aperti in Regione Calabria. A te la parola, Maurizio, prego, 10 minuti. Grazie prima di tutto ad Agid e a Formed di avermi dato l'opportunità di presentare le nostre linee guida. È evidente che non c'è un uomo solo al comando e quindi le linee guida sono il frutto di un lavoro di squadra, di un lavoro di equip che ha visto coinvolte tutto il gruppo di lavoro Open Data, che vedete i nomi delle persone, li vedete nella prima slide: Angela Stellato, Francesco Ciriani, Napoleone Palermo, Pietro Alfarano, Raffaele Cotroneo, Salvatore Rao, Stefano Caruso e Vito Nardi. Io ho solo coordinato il lavoro di questo gruppo di lavoro, senza il loro prezioso lavoro, il loro supporto, non saremmo riusciti a ottenere questo ottimo risultato. Ci siamo pure potuti giovare di un'opera di revisione delle linee guida effettuata da Anna Ferrara e ci siamo giovati naturalmente del progetto tematico del Formez di rafforzamento delle competenze e delle capacità dell'amministrazione regionale di promuovere strategie di valorizzazione del patrimonio informativo. Noi siamo partiti da una considerazione: tutte le pubbliche amministrazioni sono delle strutture complesse e sono in perenne equilibrio tra opportunità e adempimento, tra quello che si deve fare per intenderci e quello che si vuole fare. Quindi sostanzialmente ci sono due approcci che sono. Uno esclude l'altro in termini di apertura dei dati. Il primo approccio è l'approccio dell'adempimento. Si deve implementare un modello regionale di apertura dei dati perché ce lo impongono le norme. Vi ricordo solo velocemente l'articolo 52 del CAD che dice che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale, quindi adempimento. Quello che invece abbiamo noi privilegiato, quello che abbiamo preferito e abbiamo trasposto nelle linee guida è quello dell'opportunità. Quindi l'apertura dei dati per la Regione rappresenta una forte opportunità di attuare forme effettive di trasparenza e di partecipazione dei cittadini, di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questa slide, abbastanza semplice nella lettura, apparentemente complicata, c'è tutto il processo. Si parte dalle strutture amministrative che hanno un ruolo centrale nel processo di apertura dei dati. Le strutture amministrative forniscono, propongono al gruppo di lavoro Open Data i dataset da pubblicare nel portale Calabria Open Data.
dal portale Calabria Open Data vengono prelevati dagli utilizzatori in genere dei cittadini, e noi abbiamo voluto nelle linee guida promuovere l'utilizzo di una forma di riuso creativo. Cos'è il riuso creativo? È un utilizzo particolare, accattivante del dataset, che fa capire alle amministrazioni l'importanza della produzione dei dati aperti. Abbiamo promosso anche nelle nostre linee guida processi e percorsi partecipativi per stimolare l'amministrazione regionale alla produzione di particolari tipologie di dataset che delle categorie particolari di cittadini potrebbero richiedere. Una volta pubblicati nel portale Calabria Open Data, i dati vengono arvestati dal portale Agid e quindi hanno una visibilità a livello nazionale. Stiamo cercando di far capire alle strutture amministrative della regione l'importanza di avere un punto unico di accesso per tutti i cittadini di tutti i dati aperti nella disponibilità dell'amministrazione. Al gruppo di lavoro pervengono richieste di pubblicazione dei cittadini, per i quali le linee guida prevedono i tempi di riscontro, però nel nostro immaginario il portale Calabria Open Data deve anche poter ospitare tutte le istanze di pubblicazione degli enti del territorio regionale. Abbiamo detto che nel modello che abbiamo disegnato con le nostre linee guida il protagonista è la struttura organizzativa. Se la logica è quella dell'opportunità e non dell'adempimento, non è il responsabile Open Data che va nei dipartimenti a caccia di dataset da pubblicare, ma sono le strutture organizzative che devono cogliere l'opportunità di trasparenza dell'apertura dei dati e quindi effettuano una ricognizione dei processi, individuano i dataset da pubblicare garantendone l'aggiornamento periodico. Questo è chiaro, ci sono dei dataset che vengono pubblicati una volta per tutte, tipo quello relativo ai risultati delle elezioni, ci sono dei dataset che devono essere aggiornati periodicamente, ad esempio quelli relativi al monitoraggio della qualità dell'aria. Abbiamo ritenuto pure di non obbligare, di non definire un modello precostituito di governance del processo di apertura dei dati. Abbiamo demandato ad ogni dirigente generale delle strutture organizzative della regione la definizione del processo di apertura dei dati. In questi giorni, a 60 giorni dalla data di notifica della delibera 86 del 5 marzo con cui sono state approvate le linee guida, i dipartimenti stanno già facendo pervenire le loro proposte. Come abbiamo detto prima, il portale Calabria Open Data è un hub, è un punto nel quale si ritrovano le istanze, le necessità di accesso ai dati dei cittadini, delle imprese, ma nell'ambito del quale vengono anche ospitati gli enti del territorio, le città, la città metropolitana di Reggio Calabria, le province, i comuni, enti come l'Università della Calabria. Nell'ambito di questo portale Calabria Open Data daremo anche evidenza di come vengono utilizzati i dati dell'ufficio territoriale dell'Istat e dell'Istat in generale per le attività proprie dell'amministrazione regionale, per esempio per quelle le abbiamo utilizzate recentemente per l'osservatorio sulle politiche del lavoro del Dipartimento Lavoro. Come si può procedere alla pubblicazione? Si procede alla pubblicazione nel portale Calabria Open Data, si procede alla pubblicazione secondo il disposto delle linee guida Open Data. Volevo tranquillizzare gli organizzatori rispetto alle tempistiche perché vedo il conto alla rovescia che mi mette ansia. Sono stato minacciato da Piero Paolicelli, tant'è che ieri facendo una prova lui mi ha detto: Piero, ti raccomando, stai nei tempi, è tutto incastrato. Tant'è che ieri facendo una prova mi erano stati assegnati 15 minuti, ho fatto scorrere le mie slide in 7 minuti, tanta l'ansia che mi ha messo Piero. A questa slide sono particolarmente affezionato, la presento in tutte le circostanze in cui mi si chiede di parlare delle linee guida. L'ho presentata nella giornata della trasparenza che abbiamo fatto il 28 marzo. La fotografia è di Soverato l'8 dicembre 2021, me lo ricordo perché eravamo con mio figlio ad andare a comprare in pasticceria le paste per la festa dell'Immacolata. Abbiamo trovato questa cosa e in questa immagine ci siamo noi meridionali, noi calabresi in particolare. Prossima apertura molto molto probabilmente gennaio 2022.
Mi piace immaginare, mi piace pensare che un negozio che dovesse aprire a Trento, a Bolzano, ci sarebbe scritto prossima apertura 15 gennaio 2022, ore 15. Ora, questa era la prima scadenza che ci eravamo dati. Eravamo a dicembre, avevamo quest'ansia di completare prima possibile la scrittura delle linee guida. Ce l'abbiamo fatta perché praticamente abbiamo terminato a metà gennaio. Da metà gennaio poi c'è stato un processo di condivisione con i dipartimenti, con i direttori generali, che ha portato poi all'approvazione delle linee guida il 5 marzo, con una delibera che per la prima volta nella storia della Regione Calabria è stata presentata da tutti i dirigenti generali. È la prima volta che capita. Solitamente il processo di approvazione delle delibere in giunta regionale vuole che ci sia un soggetto, un dipartimento che si fa promotore di quell'istanza alla giunta regionale. In questo caso tutte le strutture organizzative hanno fatto proprie le linee guida proprio in considerazione dell'importanza attribuita all'apertura dei dati, e quindi sostanzialmente si è arrivati all'approvazione delle linee guida il 5 marzo, nella giornata degli Open Data, quindi una data anche simbolica. Siamo nella fase in cui i dipartimenti stanno completando la ricognizione dei processi, dei dataset da pubblicare e di definizione della governance, del processo di apertura dei dati dipartimentali. La mia collaboratrice Angela Stellato stamattina mi dava conto del fatto che già è arrivato qualche proposta operativa di qualche dipartimento. In quest'anno l'obiettivo qual è? Prossima apertura. In quest'anno noi contiamo di rendere disponibile e fruibile il portale Calabria Open Data per i cittadini e per gli stakeholder. Io avrei finito, qua trovate i miei riferimenti eventualmente per qualunque necessità. Grazie, grazie Maurizio. Approfitterei subito della tua presenza, ma abbiamo una domanda per te che riguarda l'accessibilità, la messa online del portale appunto Open Data della Regione Calabria, e se ci puoi dare l'indirizzo o scriverlo in chat, che viene chiesto appunto dai partecipanti, se hai questa... Al momento il portale non è in linea, nel senso che stiamo definendo appunto la gestione del portale, quindi siamo nella fase in cui stiamo per avviare il portale. Una volta che sarà avviato, sarà data evidenza di questa disponibilità su tutti i canali. Ok, grazie a voi. Grazie Maurizio. Io, se siete d'accordo, partirei dall'inizio con le domande, sono poche, quindi direi che possiamo provare a rispondere. Per Rizzi, la domanda iniziale, Cinzia Tafi chiedeva se e come era possibile partecipare alle attività del gruppo della commissione che si occupa dei dati ad elevato valore. Non so se Daniele è ancora sono qui con voi, spero che mi sentiate adesso, perché ho dovuto scollegarmi un paio di volte, ma ho seguito con interesse il resto del webinar. Dunque, come partecipare? Ovviamente abbiamo dei canali istituzionali, perché per tutto quanto riguarda l'open data abbiamo un comitato specifico per l'adozione di questo regolamento sugli high value datasets, quindi sono rappresentanti nominati da ciascun paese membro, ovviamente, quindi c'è qualcuno proveniente dall'Italia, confesso non ricordo il nome, ma posso condividere poi il partecipante italiano, così sapete anche chi è e da dove arriva, perché è comunque questo un comitato ufficiale in cui c'è possibilità di voto, eccetera. Abbiamo un secondo comitato che in realtà è formalmente è un expert group, gruppo di cui Gabriele faceva parte fino a poco tempo fa, e quello è un gruppo più informale, nel senso che non ha poteri legislativi, ma è in qualche modo la nostra interfaccia tra Commissione e Paesi membri per quanto riguarda discussioni su Open Data. Sono per esempio i nostri contatti principali per ricevere informazioni
sul nostro rapporto annuale sulla qualità degli open data in Europa. Abbiamo poi una serie di attività che sono più aperte in generale al pubblico interessato, ovunque arrivi, che sono consultazioni. Come credo di aver detto nella presentazione, una delle ultime tappe dell'adozione di questo High Value Dataset Regulation è una consultazione pubblica che dovremmo lanciare fra poco, in cui tutti avranno la possibilità di avere accesso alla proposta e fare commenti che verranno, se possibile, tenuti in conto. Quindi, diciamo, la connessione principale sui canali ufficiali è passare attraverso i rappresentanti italiani in questi due gruppi di lavoro, nel comitato e nel gruppo di esperti. Benissimo, grazie, grazie Daniele. Non so, Antonio, se vuoi rispondere tu a Indra Macri che ci chiede. In realtà Indra chiedeva praticamente quando sono previsti questi atti di esecuzione della Commissione per l'identificazione dei dati di elevato valore. Io ho risposto in chat perché avevo interpretato male, diciamo, la domanda, nel senso che pensavo che chiedesse invece l'attuazione della direttiva in Italia. Per cui penso che Daniele possa rispondere anche a questo. Sì, posso dire, allora, ovviamente non c'è una data precisa perché l'adozione del regolamento è ancora dipendente da questa consultazione pubblica e da un voto finale del comitato. Speriamo di poterlo adottare quindi per, diciamo, intorno a giugno-luglio, prima dell'estate. Tenete conto che comunque il regolamento è di attuazione immediata, ma contiene degli articoli che dicono che gli obblighi del regolamento non devono essere ovviamente implementati dal primo giorno, perché operativamente è impossibile. Quindi allo stato attuale, se non ricordo male, gli obblighi di mettere a disposizione per esempio questi high value dataset con API eccetera entra in vigore un anno dopo l'adozione del regolamento, quindi c'è un anno di tempo per adattarsi. Ok, grazie Daniele. Una domanda di Andrea Gaudino, sono poche. Allora, rispondo io, nel senso che ogni singola pubblica amministrazione diciamo, può individuare i dati che ritiene di aprire sia sulla base delle indicazioni delle norme che abbiamo citato sull'apertura, sia analizzando le altre norme che potrebbero imporre vincoli o limitazioni, come abbiamo detto, la privacy, il diritto d'autore e così via. Nelle linee guida saranno incluse, questa è un'anticipazione che poi dettaglieremo meglio nei prossimi webinar, è inclusa una raccomandazione di magari individuare un percorso di apertura e come priorità indichiamo di considerare le tipologie di dati che la direttiva ha individuato, quindi dati dinamici, dati di elevato valore con le sei categorie identificate dalla direttiva stessa e quindi recepite poi dal decreto, e i dati della ricerca, che sono le tre tipologie su cui, diciamo, la direttiva e il decreto Open Data, diciamo, danno disposizioni precise. Quindi la raccomandazione di identificare, diciamo, di definire come prioritari quelle tipologie di dati, perché la direttiva stessa dice che sono quelle che hanno più potenziale economico e sociale. È chiaro che poi, come dicevo all'inizio, è l'amministrazione che effettivamente decide sulla apertura del singolo dataset. Per quanto riguarda invece la relazione con il catalogo nazionale ed europeo, quello però si tratta di classificazione dei dati aperti, quello è basato, diciamo, sui temi che sono definiti nel profilo di CatAP, che sono le 13 categorie che potete vedere sul portale dei dati aperti, e in base alle quali vengono classificate sia sul portale nazionale che sul portale europeo. Spero di aver risposto.
Sì, direi di sì. Un'ultima domanda, non so per chi può risponderci, per Anxu. Qualche novità sui tempi di rilascio? Ti Cosa pensi? rispondo io, almeno si sta rimuovendo Anxus perché sarà una delle basi dati di interesse nazionale per gli indirizzi, chiaramente per tutta l'interoperabilità. Sui tempi non riesco a dare tempi, tranne che il progetto sia finalmente risbloccato, ecco, in questo senso. Bene, grazie, grazie Matteo. Direi che abbiamo esaurito tutte le domande. Io a questo punto vi do appuntamento fra 2 settimane, il 19 maggio, per il webinar il prossimo del ciclo in cui presenteremo l'avvio della consultazione. In questi prossimi giorni procederemo alla finalizzazione delle linee guida, come vi abbiamo raccontato, e vi ricordo che le registrazioni e le presentazioni saranno disponibili dal primo pomeriggio nella pagina Eventi PA del ciclo dei webinar. E che altro? Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i relatori, direi che siamo stati nei tempi. Grazie a tutti e appuntamento al 19 maggio prossimo. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, grazie.